Ben ritrovati al nostro secondo appuntamento qui su Matex con Cina Più Vicina, la nostra rubrica sulle piccole pillole orientali e cinesi in particolare. Sappiamo tutti, abbiamo sentito tante volte ripetere nella nostra vita, prima da studenti, poi anche nelle nostre professioni, che la lingua è il massimo veicolo che parla di una cultura altra rispetto alla nostra e che ci avvicina a quella stessa cultura. E questo è verissimo per tutti i paesi con cui noi veniamo in contatto. Per quanto riguarda la Cina, il discorso è ancora più, se vogliamo, complesso e affascinante, perché tutti voi e tutti noi abbiamo sentito parlare degli ideogrammi. In realtà, se vogliamo parlare con termini un pochettino più tecnici, li dovremmo chiamare caratteri, però si tratta ovviamente di disegni, sorte di disegni che conosciamo tutti, la cui bellezza ovviamente ci incanta, ma allo stesso tempo è uno degli elementi che magari spaventano per avvicinarsi a questa cultura, perché comunque una lingua occidentale, una lingua alfabetica viene percepita come più vicina. Una lingua, tra virgolette, disegnata ci può spaventare un po' di più e non ci dà nessun appiglio. Se ci pensiamo, tutte le lingue del mondo inizialmente erano disegnate, tutti comunicavamo in quel modo. La differenza è che altre lingue di quella tipologia hanno abbandonato quella direttrice pittografica, come erano per esempio i geroglifici egiziani. Invece le nostre lingue si sono evolute secondo una direttrice di scrittura fonetica. Il cinese no, ha conservato un fortissimo legame con i pittogrammi e con i disegni. Il codice cinese può, ripeto, spaventare, ma questa è esattamente la sua bellezza. E oggi vi voglio proprio far capire un attimino come funziona questo sistema linguistico e qual è poi la sua bellezza e il suo grande fascino. Come forse state cominciando a capire, la lingua cinese è molto particolare, però vi voglio fare qualche altro esempio, perché loro funzionano molto anche per associazioni logiche. Ad esempio, vi scrivo un carattere che forse adesso è un po' il sogno di tutti gli italiani. Un uomo, noi l'abbiamo conosciuto in questa forma, però diventa anche così. Un uomo che si appoggia ad un albero. E questo è xiou, il carattere xiou che è riposo, riposare, ma anche pensione. Ecco perché dicevo che è il sogno di tutti gli italiani, probabilmente in questo momento storico particolare. Un altro carattere molto carino, che sempre ci dice tanto di quella che è la forma mentis di questo popolo, è quest'altro carattere. Noi abbiamo il cuore, radicale di cuore, poi vi spiegherò cosa significa radicale, che da questa forma, questo è il cuore, diventa così. E a fianco noi abbiamo il colore bianco. Praticamente sbiancare somiglia un po' all'italiano, quando si dice sbiancare dalla paura. Infatti questo è il carattere pa, significa temere, avere paura. Adesso vi parlerò di un carattere che è molto d'attualità, perché ha a che vedere con la malattia, con i virus. Noi ovviamente tutti i giorni sentiamo parlare di coronavirus e sappiamo benissimo che non finiscono le raccomandazioni giustamente a stare attenti, a stare in casa se si sta male, ma possiamo dire che i cinesi questo l'avevano capito ben molto prima, non solo del virus, ma di qualsiasi altra malattia, perché loro scrivono in questo modo questo carattere. Questo è un corpo. Non sto seguendo l'ordine dei tratti, ma è per far capire ai profani. E questi sono dei batteri, dei virus, degli agenti esterni che attaccano il nostro corpo. Qui all'interno c'è un uomo che quindi sta male, è malato. Cosa deve fare da malato? Deve starsene in un bell'ambiente chiuso, magari nel suo lettino. E se per caso gli venisse in mente di uscire, noi gli mettiamo una bella pietra in testa. Così rimane al calduccio a casa. Questo è bin, malati, malattia. Ecco, per compensare adesso dal virus, passiamo a qualche cosa di un pochettino più carino, che comunque riguarda la vita di tutti noi, prima o poi almeno. Vi ho detto prima che questo carattere è il cuore, che spesso si trova all'interno di altri caratteri come parte componente. Allora, noi qui abbiamo
secondo alcune interpretazioni, una bella freccia che trafigge il cuore. Non si parla di un omicidio, ma si parla di innamoramento, la freccia di Cupido. Per oggi il nostro appuntamento si conclude qua, spero che siate stati bene in nostra compagnia e ci vediamo per il nostro terzo appuntamento con tante altre piccole grandi curiosità sul gigante cinese e sulle similitudini anche con la nostra terra. Zaijian!